Al Giovanni Paolo II il Materica prosegue l'inseguimento alla capolista cesena ospitando il Real Giulianova. Senza Pignat squalificato, il tecnico di casa Tiozzo sceglie di lasciare a riposo anche il centrale difesa Benedetti. Bolzan dal canto suo deve fare a meno di Del Grosso e porta in panchina un Tozzi Borzoi in non perfette condizioni fisiche. Dirige l'incontro Rinaldi di Bassano del Grappa. Parte bene la formazione di casa che cerca da subito di prendere il comando del gioco. La squadra abruzzese prova a contenere, ma la retroguardia appare subito travallante e dopo 7 minuti i padroni di casa passano in vantaggio. Antonelli perde il pallone sulla sinistra, Angelini ne approfitta, entra in area e tenta il tiro, ribattuto da un difensore. La palla arriva sui piedi di Dorato, che ha il tempo di controllare, prendere la mira e infilare Pagliarini con un diagonale forte e preciso che si insacca nell'angolo alto opposto. Saltano i piani degli abruzzesi, che non riescono a scuotersi del Materica campo aperto per le proprie trame di gioco che costringono i giallorossi a difendersi. Al 18esimo Bugaro conquista una punizione sul lato corto di destra e l'area lo sicco centrabasso per Melandri che colpisce male. La palla finisce ad Angelilli che senza pensarci due volte col destro indirizza nell'angolo alto. Pagliarini si supera e con l'aiuto della traversa mette in angolo. Rischia qualcosa il Materica intorno al 20esimo con un retropassaggio avventato su cui Avella deve uscire ad allontanare con i piedi. Superata la metà del primo tempo, il Giulianova prova ad affacciarsi in avanti cercando qualche combinazione tra i suoi attaccanti senza riuscire ad impensierire la difesa di casa che si prende qualche rischio di troppo pasticciando un po' al 27esimo sul lancio di Napolano. Prova ad approfittarne di Paolo che raccoglie e scarica il destro che si perde largo. Il Materica non si lascia intimorire e continua ad imporre il suo ritmo alla gara e raddoppia proprio prima della mezz'ora. La percussione centrale di Melandri viene stoppata dalla coraggiosa uscita di Pagliarini. Angelilli strappa il pallone dai piedi di Antonelli e insacca nella porta sguarnita il 2-0. Il tentativo al 34esimo di Lenart, che dalla distanza manda di poco alto sulla traversa, è l'unica traccia della reazione abruzzese, ma un minuto più tardi giunge anche il 3-0. Rinaldi, sulla pressione di Bugaro, prova ad alleggerire verso Pagliarini. Il suo tocco è troppo corto e il numero 11 biancorosso anticipa l'estremo difensore abruzzese, infilando ancora la rete giallorossa. Va vicino anche al poker il Materica prima del riposo, quando al 38esimo lo sicco dalla bandierina tocca corto per il cross di Bugaro che mette sul secondo palo. Cuccato per un soffio non arriva alla deviazione vincente, poi la prima frazione scorre fino all'intervallo senza altre emozioni. In apertura di ripresa Bolzan lascia negli spogliatoi Gori per mandare in campo Tozzi Borzoi provando a dare maggior peso al suo attacco, ma passano meno di 60 secondi ed è ancora il Materica a sfiorare il gol. Sulla destra il tacco di Angelilli libera il cross Visconti, centro basso per Melandri che gira alto. Passano pochi secondi di biancorossi, confezionano un'altra palla gol, lo sicco crossa per Dorato che gira al volo di destro, palla al lato di poco. Si vede il Real Giulianova al 49esimo, Torelli scarica sulla sinistra per Tozzi Borzoi che ci prova con il destro sul primo palo, pallone fuori non di molto. Al 55esimo Dorato calcia male dopo una bella azione personale di Biancorossi, abbassano il ritmo per risparmiare energie in vista del recupero di mercoledì con il Pineto. Il Giulianova cerca di prendere coraggio e al 63esimo sugli sviluppi di un corner da sinistra Rinaldi rileva un tocco con le mani in area biancorossa e comanda la massima punizione per i giallorossi. Dagli 11 metri Tozzi Borzoi non sbaglia spiazzando Avella per il 3-1. Il Materica riprende subito a macinare gioco e un minuto dopo Melandri calcia male col sinistro, ma al 67esimo il numero 10 biancorosso recupera un pallone che sembrava perso e crossa basso da destra. Florian, appena entrato al posto di Dorato, non trova la deviazione vincente. Il pallone finisce dall'altra parte a Bugaro che in corsa col piattone destro manda la sfera a infilarsi nell'angolo opposto beffando Pagliarini e fissando il punteggio sul 4-1 finale che chiude virtualmente la gara, anche se mancano più di 20 minuti, ma il Materica non infierisce sciupando almeno altre tre buone opportunità in contropiede, mentre si spengono al 75esimo le speranze del Giulianova che con Morra si libera bene in area e col sinistro va a timbrare la traversa di Avella. Torelli raccoglie ma da due passi manda ancora il pallone a stamparsi sul legno prima che la difesa biancorossa liberi in corner il Real Giulianova. Mister Bolzan, avevate preparato questa partita nel tentativo di contenere il Materica che invece ha messo subito la partita in discesa, per voi si è messa in salita, non siete più riusciti a recuperarla. Prima di tutto complimenti a Materica, io la prima partita che li vedo, sono una buonissima squadra, hanno dei giocatori importanti, hanno delle idee chiare, quindi complimenti a loro. Per quanto riguarda noi, mi sento di chiedere scusa a ai tifosi, alla società, mi prendo le responsabilità.
non sono stato, si vede che non sono stato bravo a farli capire ai ragazzi che dal primo minuto dovevano essere pronti perché davanti si avrebbero trovato un carro armato, secondo me, come il Matelica. Quindi la responsabilità è in tutto e per tutto la mia. Nella ripresa però la squadra ha cercato di reagire all'inserimento di Tozzi Borzoi e ha dato più peso all'attacco. Tu mi conosci? È impossibile che la mia squadra non cambi atteggiamento alla fine del primo tempo. Quindi era scontato che i ragazzi avrebbero avuto un altro atteggiamento al secondo tempo. Cosa si sente di dire per cambiare rotta nelle prossime partite rispetto alla gara di oggi? Continuare a lavorare ancora di più, perché l'unica strada che io conosco per venirne fuori o per raggiungere gli obiettivi è il lavoro, ma il lavoro in tutti i sensi a 360 gradi. Lavoro fisico, lavoro mentale, dedizione, dedicare il più tempo possibile a questo mestiere, altrimenti se rimane nella mediocrità, cosa che una piazza come Giulianova non si può permettere, di avere un allenatore o una squadra mediocre. Mister Tiozzo, anche oggi 4 reti, tantissime occasioni da gol, una squadra determinata che ha cercato la vittoria sin dal primo minuto. No, una grande partita giocata di squadra, giocata con una buona fase di possesso. In fase di non possesso chiaramente ci sono gli avversari, riuscivamo a tenere tutte e tre le linee corte e questo ci ha permesso realmente di subire poco gli avversari, riuscivamo sempre a pressarli in varie zone di campo e se ne esce fuori il grande valore della mia squadra, bravi. Un secondo tempo in cui avete comunque creato moltissime occasioni, è sembrato però abbassare un po' il ritmo, forse in vista della gara di mercoledì con il Pinedo. Direi che i miei, come atteggiamento in non possesso per la voglia di correre, sono stati molto bravi anche nel secondo tempo. Ho ricordato la gara di ieri del Pineto, ho ricordato a fine primo tempo Virtus Vecomp Triestina ieri, vinta dalla Triestina sotto 3-1, 4-3 al 96esimo. Ho ricordato, per chi è del Milan, la finale Champions League. Perciò sotto l'aspetto dell'impegno e del non pigliare gol, al di là del rigore, siamo stati bravi. In fase di possesso siamo stati un po', non dico presuntuosi perché non lo siamo stati rispetto all'avversario c'è, ma forse un po' superficialotti, abbiamo cercato troppo forse individualmente il gol e poi il gol non arriva, però abbiamo fatto delle ottime trame e meritavamo sicuramente di arrotondare il nostro bottino di gol.